Salve amici, data astrale 14 agosto, ore 16:00 esatte. Siamo alla vigilia del Ferragosto, il Ferragosto del 2021, un Ferragosto un pochino sfigato. Io sono qui che vado scartabellando le notizie dei vari periodici online. Mi sorbisco ansa.it, Repubblica, Corriere.it, e così via, e scorrendo tra le notizie, insomma, sicuramente infelici un pochino per tutto e per tutti, faccio caso a un trafiletto che si presenta qui in basso dopo, cosa sono questi, nuovi banchi a rotelle senza rotelle sembrano? Beh, dicevo, un trafiletto di qualcuno che ci è venuto a mancare, non mi riferisco a Gino Strada, di cui vedete oramai qua già non si fa più menzione, ma mi riferisco a Judith, la scimpanzé più anziana d'Europa. Ora, questa notizia io l'avevo notata già qualche giorno fa, evidentemente era un'autorità, qualcuno di veramente importante ed autorevole, tanto da meritare il perdurare di questa notizia, che va comunque sottolineata, evidenziata e celebrata sicuramente più di Gino Strada e del buon dottor De Donno, che oramai è venuto a mancare da oltre 2 settimane. Mi fa pensare molto questo atteggiamento dei giornalisti che celebrano con tanto animo questa mancanza, questa dipartita della scimpanzé Judy, nostra amatissima progenitrice, e un po' meno, ditemi se la trovate, quella di Gino Strada e del dottor De Donno. Ora, se De Donno, insomma, oramai sono passate 2 settimane e in quanto tale non merita più, con tutto che il giorno stesso, insomma, non è che abbia avuto una rilevanza superiore a quella che ha ancora lo scimpanzé Judy, beh, mi pare assolutamente vergognoso, ma anche triste, per usare un termine un attimino più meno forte, meno collerico, mi pare triste che di Gino Strada già non ce ne sia più notizia. Io cerco di scorgere qualcosina, ma niente. Insomma, questa è la nostra umanità, siamo tutti quanti green, siamo tutti quanti animalisti, ma quando si tratta di celebrare, anche ricordare, sottolineare, prendere ad esempio una persona che in qualche modo ha lasciato un'impronta forte in quella che è l'umanità alla quale tutti quanti dovremmo far riferimento, beh, come vedete in questa assurdità attuale, in questa nuova normalità, beh, io non ne trovo cenno. Qui stiamo parlando di ansa.it. Ora, magari se andiamo su Repubblica, su Corriere.it, qualcosa magari si riesce a scorgere, ma il silenzio, o comunque a distanza di un solo giorno, l'offuscamento di questi personaggi veramente mi fa pietà per noi stessi. L'Afghanistan, il tassista che fa cantare i clienti, ecco, guardate qua, Gino Strada, giusto un trafiletto misero, quando veramente questo secondo me è uno dei personaggi contemporanei che sicuramente andrebbero celebrati per quello che hanno rappresentato negli ultimi decenni. Ora, non sarà da santificare forse, ma sicuramente merita molto più di tanti altri, soprattutto molto più della scimpanzé Judy, di essere comunque ricordato e nominato. Qui su Corriere, vabbè, Kabul, questa è la notizia ovviamente del giorno, perlomeno così ci vogliono far credere. La scuola, variante autostradale o come diavolo la volete chiamare, niente falò in spiaggia, ma questo, voglio dire, ogni anno è la cosa che si dice sempre.
Beh, perlomeno qua non si parla più della scimpanzé. Pace all'anima sua. Beh, come vedete, insomma, anche del buon Gino Strada c'è poco. D'accordo? Con questo è tutto. Ah, giusto qui. Con questo è tutto. Io vi saluto e vi auguro un buon Ferragosto. Ciao ragazzi, passatevela bene e soprattutto con le vostre famiglie. Un saluto.